Io ho schiacciato quello, poi se qualcun altro ha schiacciato un'altra parte. Eccoci. L'angioletto con il cuoricino. Ah, ho capito. Adesso sono tutti zitti. Avevo dato la possibilità di aprirlo. Si parte? Sì, allora vado anche in diretta. Questo punto. Con un sorriso in più, però. Chi è? Ciao, grande capitano! Ma come chi è? Vedi che bel sorriso che ha qua la Rossella. Buonasera, Maurizio. Era intenta a fare una procedura, quindi era assolta. Sono giustificata, sì. Sì, appunto. Ma poi vedi che sta cambiando sempre di più. La vedo sempre più, quindi... Alla fine vedrai che... Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Eccolo qua, il grande. E poi buonasera. Staremo a vedere cosa succede, perché sono un po' agguerrito stasera. Oddio. Basta che non diciamo le parolacce, io mi hanno detto che non devo dire le parolacce, hanno ragione. Tu non le dici, ma io le dico, anzi le definisco. No. Niente parolacce. Io le definisco, do significati precisi a tutte le parole, anche alla parola famiglia adesso daremo il che significato. Che meraviglia. Avanti, Sofia, ci siamo? Sì, Sofia, sei andata in diretta su Facebook, perché non la vedo. No, è un po' lento. Adesso un minuto e partiamo. Ok. La registrazione l'hai mandata, quindi siamo a posto. Tanto che aspettiamo, Maurizio, mi permetto di dirtelo anche te, che prima... Ho esternato, ovviamente con la dovuta privacy, esternato a tutti il piacere di aver sentito da una persona che ti conosce da 40 anni degli elogi e delle parole che mi sono dritte arrivate nel cuore. Quindi ti faccio veramente i miei complimenti. Ok, è partita. Eccola, la vedo anch'io. Allora, ciao a tutti. Siamo qua con il prossimo... Chi è? Scusami. Allora, siamo qua per il secondo round, diciamo, con il tema della famiglia. Allora, leggiamo il tema del mese. Ecco, prima volevo presentare però chi parlerà stasera, perché poi dopo il tema iniziamo subito. E allora abbiamo con noi, oltre alle 11 persone nel salotto, Gian Paul Vanoli e dopo anche l'avvocato Clau. Tra l'altro Andrea, se lo vedi arrivare, poi mettilo coorganizzatore. E poi il capitano ospite, che è vice capitano, è Romina Godino, con anche il suo capitano Piera, giusto? Sì. Che parleranno poi dopo i vari interventi. Ecco, cominciamo col tema del mese. Sì. Allora, il tema del mese. Nei salotti di dicembre 2022 parliamo di famiglia, una cellula composta che rimane strategica per il corretto vivere, la difesa e l'equilibrio di crescita della specie umana. La seconda parte del punto numero 8 del programma Mondo Migliore indica importanti considerazioni sull'equilibrio del sistema familiare che l'unione tra femmina e maschio deve creare. Andiamo a riprendere tale punto. Possono il diritto di dignità, i servizi strategici gratuiti, uno Stato che incentiva il sistema famiglia, l'attenzione etica al mondo del lavoro e alla scuola e ulteriori miglioramenti che indichiamo nel PMM contribuire a porre il valore universale dell'amore come base strategica per l'equilibrio e crescita di ogni famiglia? Di unione si parla e di unione si vive, e la nostra specie continua grazie a quella profonda scelta di vita che è quella di prendersi per mano, che è quella di prendersi per mano. Ma cosa genera l'unione che porta al sodalizio matrimoniale di un rapporto e alla procreazione della specie umana che formano la famiglia? Augurandoci che ciò che unisce la femmina del maschio
sia davvero l'amore, privo di interessi materiali, il fatto di rendere ufficiale attraverso un matrimonio tale unione potrebbe essere considerato una cerimonia sacra davanti a Dio e ai cieli, a prescindere dal luogo in cui si svolge e da chi contribuisce. Essendo figli del cielo ed essendo amati da Dio, con la cerimonia dichiariamo che un'anima per noi speciale diventi degna di entrare dentro di noi, nella nostra missione di questa vita, e che entrambi siano degni di procreare in questo mondo e assumersi quindi la responsabilità del futuro del pianeta. Tale atto così importante e profondo avrebbe bisogno, secondo noi, di una preparazione negli anni precedenti all'unione, ovvero un percorso di consapevolezza dell'amore che deve stare alla base del rapporto e della sacralità del matrimonio. Come si può scegliere infatti con coraggio l'amore nella nostra vita quando la paura della sopravvivenza accompagna il cammino di ogni coppia? Quanto incide la pressione del sistema economico, sociale e finanziario sul desiderio di avere dei figli? Quanto la politica di oggi allontana in realtà da quella naturale predisposizione all'amore? E quanto inciderebbe in positivo il PMM sulla qualità di un sistema familiare ideale? Oltre al perfetto equilibrio tra uomo e donna, ci chiediamo con quale qualità in termini di tempo ed economici riusciamo a crescere ed amare i figli, fratelli e tutti i bambini. Qual è la famiglia oggi? Quali sono i modelli educativi? Quali sono le difficoltà, gli stress da sostenere nel sistema famiglia? Quali sono i valori, le saggezze tramandate, i motivi e le conseguenze delle separazioni? Qual è la bellezza di una famiglia e che tipo di famiglia indichiamo per un mondo migliore? Questi, e saremo curiosi di quali altri, saranno gli approfondimenti che si svolgeranno nella formazione Salotto Solidale del martedì. E tu cosa ne pensi? Ecco cosa ne pensiamo. Allora, volevo innanzitutto invitare a trattare questo tema sia noi che nelle prossime settimane insieme a chi ci aiuterà lo tratteremo, ma anche con chi ci ascolterà, di trattarlo proprio con un'apertura, perché credo che qua, ecco, la famiglia del mondo migliore non ci sia ancora per nessuno di noi, anche se ci possono essere bellissime famiglie, ma essendo inseriti in questo sistema, quello che noi secondo me immaginiamo per un futuro e per chi verrà, nessuno ad oggi lo vive veramente. E quindi ecco, non sentiamoci giudicati o non sentiamoci attaccati quando faremo determinate riflessioni, sia stasera che nelle prossime settimane. Però ecco, mi chiedevo, quando uno nasce, no? Si trova in una famiglia e quindi è il primo dei tanti sistemi che poi incontriamo lungo la vita che noi conosciamo, per poi che in un certo senso ci prepara e poi decidiamo, magari anche qualcuno decide magari anche di lasciare la propria famiglia e intraprendere un altro cammino. Ma è comunque quel momento, quel luogo, quell'insieme di persone che ci accompagnano fin dall'inizio, per poi andare in una famiglia ancora più grande, in un sistema ancora più grande che è il mondo intero, e quindi la famiglia proprio del mondo, cioè entriamo poi in vari altri ambiti che sono tutti dei sistemi fatti di persone. E mi chiedevo come mai una persona o delle persone addirittura scelgono di andare, per esempio, a governare altre famiglie, cioè lo Stato, chi ce lo fa fare? Cioè noi pensiamo alla nostra famiglia magari, e poi c'è chi addirittura decide di prendersi cura di tante famiglie, oppure di non farlo come in questo momento accade. Però ecco, secondo me quel lavoro del politico è veramente, bisogna veramente amare tanto, oltre alla propria famiglia, tutte le famiglie del mondo, per poter creare quelle basi perché tutti siano felici. Forse ad oggi questo non avviene ancora, ma mi riflettevo sul fatto proprio di come
il sistema che diciamo sta a capo di tutte di tutta l'umanità abbia un po' quel compito di fare del bene, e quindi deve essere per forza mosso da un grande sentimento d'amore per tutti. Ma sentiamo Jean-Paul Vanoli, cosa ci dici della famiglia sul significato e le tue riflessioni, ecco. Beh, sappiamo che è un po' alterato oggi. No, sono non alterato, ma piuttosto motivato, per essere preciso. Bene. Perché per me la famiglia è la prima cosa che ho incontrato quando sono nato. E tutti la incontrano. Non esiste nessuno che sia nato senza la famiglia. Esatto. Come esiste, non esiste nessuno che sia nato da un maschio, da una femmina, una femmina. Solo da un maschio e una femmina. Per cui la famiglia si identifica solo e unicamente con il maschio e la femmina, che può generare la propria prole, perché la prole è la proiezione del maschio e della femmina nel divenire e nel futuro. Pensate che purtroppo in latino la parola famiglia ha dentro il significato di schiavitù. E questo è, diciamo che è bivalente la definizione, perché se è una famiglia schiava genererà dei figli che saranno schiavi. Se invece è una famiglia libera che ama, genererà dei figli che saranno liberi e che amano. Sono cose molto importanti le parole che usiamo. Se non conosciamo la definizione di esse, andiamo a finire a perderci nelle nuvole dei cieli dello spirito. Perché lo spirito è la capacità di elaborare delle idee. E tutti noi abbiamo questa capacità, perché lo spirito è in tutti gli esseri viventi. Ma non tutti hanno la capacità di far funzionare la propria mente per acquisire dati, per arricchire la conoscenza di sé e degli altri. La scuola dovrebbe farlo dopo che i genitori hanno creato una base, cioè la famiglia è la base della società. L'hai detto tu all'inizio e lo dici anche il legislatore, anche italiano, non solo quello estero. Per cui arrivare a capire il senso vero della famiglia è profondamente importante. E qui non si tratta di fare discriminazioni con le coppie di omosessuali che tentano di formare una famiglia. Non la potranno mai formare, perché non sarà mai una famiglia, perché non potrà mai generare la propria prole. Per cui io sono impostato che la massima libertà deve essere data nella parola amore, può essere fatta in qualsiasi modo pensato. Il problema è che, primo, non crei disunione nelle famiglie vere, cioè quelle fatte da maschio e femmina. Secondo, che sappiano educare rispettivamente i propri compagni, perché trattasi di coppia di compagni che si amano a modo loro, e a me non interessa come si amano, purché si amino, a me va sempre bene. Ma qui si sta in questa società oramai criminale, che io chiamo sempre criminale anche in questo aspetto, si sta cercando di cambiare la formulazione della famiglia per insegnare quelle idee che derivano da che cosa? Dall'omosessualità. Si vuol persino imporre che i bambini possono fare scelte sessuali dai 10 anni in su. Sapete chi l'ha detto prima questa storia qua? Il Talmud degli ebrei. Nel Talmud sta scritto che si può fare un atto sessuale con i bambini dai 6 anni in su. Cioè, vi rendete conto a che aberrazioni siamo arrivati come umani? E qui non c'è tra la religione, perché poi questo succede in tutte le religioni, magari nascostamente, ma succede.
E purtroppo questo è un gravissimo problema perché lede alla base le radici fondamentali della parola famiglia. La famiglia è l'unico ente bivalente maschio-femmina che può generare prole. Tutto il resto sono tutte chiacchiere. Questo per iniziare. Grazie Jean-Paul. Ecco, è arrivato nel frattempo l'avvocato Vito Cloud. E volevo chiederti proprio tu in quanto avvocato, sulla base di quello che ci ha appena detto Jean-Paul, no? Effettivamente ad oggi abbiamo determinate leggi che invece magari non permettono proprio di fare anche altre cose rispetto a quelle che ci stava dicendo Jean-Paul, no? Allora, buonasera a tutti. Intanto mi fa piacere partecipare a questo consesso, diciamo, per una discussione così approfondita ed una materia che secondo me non ha mai fine sulla discussione, perché potremmo vederla, diciamo, sotto tante sfaccettature, sotto tanti, modi di analizzarla. Ma diciamo la famiglia in senso tradizionale e come diceva Jean-Paul, che però, diciamo, a mio parere io dissento in parte, in buona parte, a quello che dice. Perché? Perché tutti noi non siamo abituati a pensare in maniera diversa. Ormai l'evoluzione, diciamo, della specie e dell'analisi che viene fatta è tale che bisogna accettare, diciamo, dei cambiamenti anche della società. È vero che tradizionalmente, infatti, il codice, diciamo, dice che sostanzialmente si possono diventare una famiglia un uomo e una donna. Ma al giorno d'oggi è stata data la possibilità a persone, diciamo, di sesso uguale di sposarsi e di avere addirittura dei bambini in affidamento e in certi casi addirittura anche in adozione in modo particolare. Quindi dobbiamo pensare che non è il nostro pensiero quello prevalente, ma ci sono altre persone che la pensano in maniera leggermente diversa, leggermente dettato da che cosa? Perché non è che uno si inventi alla mattina, a mio parere, diciamo, di amare un uomo se un uomo o amare una donna se donna, perché il modo di pensare di loro, di queste persone, diciamo, è con l'evoluzione dei tempi. Ma una volta, non tanto tempo fa, se qualcuno si manifestava secondo il proprio desiderio, magari tendenzialmente portato nei confronti dello stesso sesso, veniva additato, veniva bastonato, veniva ecco, e anche le famiglie stesse non accettavano una situazione di questo tipo. Ma indipendentemente dal fatto giuridico, diciamo, che adesso io credo che negli ultimi anni verrà modificato anche il codice civile per quanto riguarda il discorso della famiglia, secondo me nasce tutto da un aspetto psicologico. Ora abbiamo la libertà di manifestare il nostro modo di pensare. Abbiamo la libertà, e questo è un elemento essenziale nella nostra vita, la libertà di dire o di comportarsi in un determinato modo, cosa che non era possibile un tempo perché eravamo legati proprio agli schemi tradizionali del codice. Il codice diceva così e noi dovevamo fare in questo modo. Ma non solo il codice. Abbiamo dietro a noi la religione che impone determinate cose. Già la religione al giorno d'oggi, diciamo, modifica il modo di pensare. Non ancora per quanto riguarda l'aborto, non ancora per quanto riguarda elementi base che, diciamo, è difficile modificarli. Però vedete già, diciamo, dalla religione all'aspetto civilistico che c'è la possibilità di fare l'aborto, c'è la famosa legge del 1976 che dà la possibilità, diciamo, di fare l'aborto. Cosa significa? Che l'uomo è cambiato? No, la mentalità secondo me è cambiata. Quello che diceva prima anche
la nostra interlocutrice, la Sofia, ha messo sul tavolo tanti di quei problemi, ma tanti di quei problemi che secondo me meriterebbero veramente un'analisi approfondita ognuno, perché dovremmo incominciare tutti dalla nostra analisi psicologica. È stato detto che le famiglie si sfaldano, le famiglie magari non riescono più ad avere quell'unione di una volta, eccetera. Ma ricordatevi, signori, che io, per esempio, un fatto mio che è successo a me, io ho separato persone che una volta erano sposate, naturalmente, che avevano l'età di 86 anni e la moglie 80 anni. Perché? Perché un tempo non era possibile fare il divorzio. Non è possibile, stare insieme con una persona con la quale non si ha rapporto. E allora la bellezza, della famiglia dove sta? La bellezza di scegliere, perché ognuno di noi, ha l'esperienza che se per qualche motivo la donna scelta o l'uomo scelto per qualche ragione non vanno d'accordo con la nostra mentalità, è meglio fare la separazione. Allora quello che diceva Jean-Paul, viene meno, perché, scusate un momento, come Jean-Paul impone sostanzialmente che ci sia una famiglia. La parola famiglia è bellissima, ma nella realtà stringi, la parola famiglia nasconde tante serpi all'interno della famiglia stessa. Quindi è meglio fare la separazione, è meglio che ognuno se ne vada per conto proprio, e non per questo non amano i figli. Si creano due, tre famiglie, nell'arco degli anni. Ma non esiste più, caro Jean-Paul, a mio parere, la famiglia tradizionale. Famiglia tradizionale non esiste più. E allora dove, secondo me, dobbiamo trovare la famiglia? Nell'amore. Bene. Quando due si trovano, si incontrano, si amano, si desiderano, eccetera, fino a quando le cose non cambiano, hanno il piacere, il dovere, la situazione di una famiglia. Dopo non è più possibile. Certo, un minuto ancora e dopo lascio naturalmente lo spazio agli altri, perché comunque il mio dissenso non è sul fatto che Jean-Paul abbia indicato delle cose giuste dal punto di vista giuridico. Io, tra virgolette, in senso buono, perché mi è simpatico anche, lo accuso di non essere in grado di capire la mentalità del giorno d'oggi, perché la mentalità del giorno d'oggi si implica solamente una libertà psicologica. È lì che dobbiamo combattere. Grazie per il momento. Se posso intervenire anche dopo, mi fate una cortesia. Grazie. Grazie, avvocato Claudio. Io vorrei parlare e precisare, perché pare che non abbia capito il senso di quello che ho detto il caro avvocato. Non è stato attento alle parole che ho utilizzato. Io non ho mai parlato di, dal punto di vista giuridico. A me non interessa, perché è la famiglia naturale quella che si può chiamare famiglia. Non è dal punto di vista giuridico che mi interessa, lo ripeto, mi interessa dal punto di vista naturale. La famiglia naturale è quella che ha un maschio che ha uno sperma efficiente che va a inseminare l'ovulo della femmina della sua compagna. Quella è la famiglia, perché può generare figliolanza. Le altre sono unioni familiari. Questo è italiano preciso. Sono delle unioni che vogliono creare una famiglia, e allora le chiamiamo con il proprio nome, unione familiare. Non volete parlare di unioni di omosessuale? Non c'è problema. Per me possono fare tutte le unioni, anche con gli animali. Se sta bene all'animale e alla persona umana, a me non interessa. C'è gente che si è sposata il cane, il gatto, un coccodrillo. Ne ho viste e lette di tutti i colori. Cioè, ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, ma che non mi rompa i cosiddetti, non solo alla mia famiglia, ma anche alla società. Bisogna mettere non dei limiti, delle precise definizioni, delle parole che si utilizzano per definire quella cosa. Un'unione omosessuale è un'unione familiare. Infatti non hanno prole propria.
perché sono due maschi o due femmine, non possono naturalmente avere nessuna prole. Poi affittano o vengono a trovare i bambini che sono in orfanotrofio e lì si innesta un altro problema gravissimo. Cosa può dare una famiglia omosessuale come insegnamento sulla sessualità e sulla famiglia naturale? Molto poco. Non dico niente, molto poco, senza pensare o parlare della pedofilia che potrebbe nascere all'interno, casi già accertati anche dalla magistratura. Vi parla uno che ha formato due famiglie, perché io ho divorziato dalla prima famiglia e dalla moglie precedente all'ultima, dopo 7 anni di matrimonio. Io ho avuto un figlio con questa donna. Ho lasciato il figlio a vivere con me, perché lei non lo voleva, il figlio, fino all'età di 12 anni, quando il ragazzo mi ha chiesto di andare dalla mamma, io l'ho accompagnato personalmente. Personalmente sono rimasto amico, ogni tanto vado a mangiare dalla mia ex moglie, perché mi invita e vado a mangiare. E ho sposato la seconda donna, dalla quale ho avuto 2 figli, e ho avuto un'unione meravigliosa di 40 anni. Poi è morta 9 anni fa. Ma il problema è che queste sono famiglie naturali, non unioni familiari. Ecco, grazie Jean Paul. Adesso ovviamente è un tema che dovremo riprendere anche nelle future serate, perché poi la famiglia sentiremo anche altre riflessioni. Ma dalle vostre riflessioni, quello che ognuno, secondo me, potremmo chiederci è... Allora, se è vero che su quello che ha detto Vito Cloud, cioè il sentimento che esiste tra due persone, come mai poi nasce invece quella cosa che ci ha detto Vito Cloud, cioè la volontà di formare una famiglia, che invece è quell'aspetto naturale che citavi tu, Jean Paul, no? Cioè forse poi lì bisogna anche vedere le contraddizioni che un essere umano dentro può vivere, cioè provare un sentimento, ma essere anche predisposto a quella forma naturale, cioè di formare una famiglia che biologicamente sappiamo che è possibile tra uomo e donna. Ecco, Antonella, hai la mano alzata, ci dici la tua riflessione. Accenditi il microfono che... Ecco. Posto? Sì. Ecco. Buonasera a tutti. Sicuramente questo, scusate la voce, sono un po' influenzata, è un tema molto molto delicato e profondo. E io, vabbè, mi esprimo per quanto riguarda la mia esperienza. Ho ascoltato attentamente e io sono per la famiglia, sono molto d'accordo, in linea con Jean Paul, sono per la famiglia tradizionale. Io sono praticamente ho i miei genitori dentro di me, nel senso che sono 2 modelli di riferimento. Mio padre non c'è più, però sono praticamente interiorizzati dentro di me e mi sento mi sento come la prosecuzione sono la prosecuzione di un'eredità, diciamo. Ho interiorizzato tutto quello che loro appunto mi hanno tramandato, quello che mi hanno trasmesso, i valori profondi. Per me la famiglia del papà e della mamma, cioè è tradizionale, quindi è una famiglia, secondo me, la password per una sana famiglia è l'amore. Dall'amore, l'amore è una relazione, si fonda sull'amore, dove esiste un profondo rispetto per la dignità della vita e per la fondamentale uguaglianza di tutte le persone. Ma perché dico questo perché al centro c'è sempre il valore appunto dell'essere umano, il rispetto della dignità della famiglia, della vita. E quindi stavo appunto riflettendo su questo punto. Una famiglia sana è una famiglia che si fonda appunto sull'amore, appunto sul rispetto, no, dei diritti umani. È una famiglia che può portare benessere alla società, può portare il bene, un contributo alla società. E non esiste una famiglia isolata, no? Una famiglia
è una famiglia dove ovviamente all'interno di ogni famiglia ci sono appunto delle, diciamo, anche delle problematiche, e dove ci sono problematiche, se c'è un dialogo si può superare qualsiasi difficoltà e si può evolvere. E quindi posso pensare appunto a una famiglia sana, come una cellula sana della società. Io lavoro nella scuola e vedo appunto famiglie in grosse difficoltà dal punto di vista relazionale. I bambini sono lo specchio, no? Delle famiglie. Quindi è questo il punto, no? Partire proprio, è la base dello sviluppo sociale, ecco, fondamentalmente. Ci sarebbe molto da dire, ma mi fermo qui. Grazie Antonella. Gianfranco Biagi, attivati pure il microfono. Non è coordinatore. Eccoci. Allora, io condivido tutto quello che ho sentito finora in una forma totale, sia da parte di Clout, sia da parte di Vanoli, compresa Antonella. Io dico una cosa per mia esperienza, che è un tema molto, molto, molto delicato. Ci sono stati tempi in cui la guerra, le tragedie e tante cose, insomma, i bambini sono sempre stati tirati su. Io penso invece ad un discorso un po' diverso, perdonatemi, mi perdoni Vanoli, soprattutto per quanto riguarda il discorso della famiglia, la vedo in forma diversa. Abbiamo parlato finora soltanto di famiglia fatta da adulti, ma ricordiamoci una cosa, che l'anagramma di famiglia è ama i figli. Quindi al di là di chi li tira su, al di là di chi li concepisce, ci sono state madri cattive, ci sono state delle matrigne buone, non esiste soltanto Cenerentola, no? E ama i figli sarebbe lo scopo primario del tirare su dei bambini, che abbiano poi la capacità, diventando adulti, ma sentendosi amati, di rappresentare se stessi per quello che veramente sono. Quindi non andrei a tanto a vedere quanto è importante l'unione fra un maschio e una femmina, quanto è importante l'unione fra persone che siano capaci a livello spirituale, a livello proprio di evolutivo, di amare quei bambini che diventeranno il nostro futuro, che sono il nostro futuro, che rappresentano il nostro futuro. Io nel mio lavoro di terapista seguo tante persone che sono separate e persone che sono in crisi. Se non hanno bambini, è una coppia. Se hanno dei figli, li considero famiglia. Se hanno dei figli, io cerco in tutte le maniere di farli connettere, di comunicare, del rispetto, della comunicazione, della buona comunicazione, che sono fondamenti per tirare su quei bambini che una volta diventeranno adulti e saranno capaci di amare attraverso l'amor proprio se stessi, amare il proprio compagno e la propria compagna, per far sì che poi la famiglia d'origine, quella naturale cosiddetta, possa dar vita ad altri esseri che siano altrettanto forti e capaci di rappresentare loro stessi. E mi fermo qui perché avrei altre cose da dire, ma il mese è lungo e l'argomento, secondo me, lo riproporremo altre volte. Comunque ricordiamoci, ama i figli, è la cosa fondamentale, perché i bambini oggi, molte volte, a causa di problemi economici, ma ci sono sempre stati, non vengono tutelati sotto questa forma di amore che non ha né un discorso legale giuridico né un discorso diverso da quello decisamente propriamente affettivo. Quindi l'amore verso quei bambini che sono il nostro presente e rappresentano il nostro futuro. Grazie. Grazie Gianfranco. Sì, qua bisogna anche poi, secondo me, vedere, hai detto bene che al di là delle leggi
c'è proprio l'amore al centro, no? Però allora quest'amore al centro dobbiamo cominciare a metterlo anche nella, in quello che però governa la nostra vita e ci crea quei problemi economici che citavi, e quindi nella politica si deve avere un posto centrale l'amore, che può esserci tra due persone e che poi creano il futuro, ecco, su questo pianeta. Certo, certo, sicuramente sono d'accordo su questo, sicuramente bisogna cambiare proprio il paradigma in tutti i sensi, però ricordiamoci che proprio amare i figli significa proprio dare loro un futuro. Farli soltanto perché è un gesto fisico o soltanto perché è una eiaculazione buttata così, molte volte crea scompensi. Si pensi però che ci sono anche dei bambini che sono nati in periodi di guerra e quindi di stupri, eppure son venute su delle persone meravigliose, e altre tirate su in qualche famiglia, tra virgolette, benestante o ipocrita, eccetera, che in realtà sono dei farabutti. Per cui è molto importante stare attenti su questa cosa qua, secondo il mio parere, e qui mi taccio. Ecco, grazie. Maurizio, hai alzato la mano, prego. Allora, buonasera a tutti. Intanto devo farvi complimenti perché state portando avanti un tema talmente così forte e delicato che c'è da tirare la giacca a ognuno, perché è difficile in poco tempo dare delle impressioni che possano essere esaustive per tutti di un tema, ripeto, così fondamentale per la vita di tutti. Quando abbiamo creato il programma Mondo Migliore, e in qualche modo ne sono stato l'artefice, in questo punto, cioè nel punto della famiglia, abbiamo cercato di inserire la parte più importante che ci deve essere in quello che appunto Biagi e anche gli altri indicavano come amore, compreso te ovviamente, Sofia. Però l'amore, come diceva Claud, ha tante sfaccettature, è talmente così vasto. E allora partiamo dal presupposto che diceva appunto il grande studioso e giornalista Jean-Paul Vanoli. Partiamo dal concetto base, che cos'è e cosa si intende per famiglia. E lui ha voluto stabilire questo. L'intenzione di famiglia permette, una volta che si capisce che la famiglia è quel determinato gruppo di persone, maschio femmina, che creano appunto un gruppo, un binomio, che ha vincoli di sangue per poter procreare e portare avanti la specie. Ecco, questa è la famiglia, il resto sono unioni, che appunto si chiamano familiari, dove ognuno è libero e dovrebbe essere aiutato con amore di poter portare avanti questo amore. Ma torno però ad un punto che il programma Mondo Migliore esprime in maniera fondamentale. Ovvero, lo faccio un po' in metafora, pensate un po', ci sono i mondiali di calcio adesso, no? Si va in campo e ci si riscalda per poter poi affrontare una partita che dura 90 minuti piuttosto che 100. Ecco, immaginate che un giocatore debba essere messo in campo facendo prima 100 chilometri di corsa. Secondo voi poi saprebbe correre? Potrebbe avere tutto l'amore del mondo, ma saprebbe correre? Saprebbe fare quei 90 minuti come li potrebbe fare andando in campo invece in una maniera diversa, cioè riscaldato al punto giusto e non certo con 100 chilometri sulle spalle. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando uno Stato ti fa nascere e hai 30.000 euro già in partenza appena fai il primo vagito, è difficile portare quell'amore e comprendere quanto quell'amore possa diventare privo di frustrazioni, privo di ostacoli, privo di quelle purtroppo iniziative che una famiglia da sola, un gruppo formato da due persone da sola, non riesce a promuovere come dovrebbe, se alle spalle, ripeto, non ci sono le regole economiche prima di tutto, che creano il vero equilibrio, e poi sociali e finanziarie, che ti permettono di stare in questo asse di equilibrio. Allora mi piacerà molto ascoltare in queste settimane che cosa verrà fuori da qualsiasi tipo di proposta, di riflessione,
anche quando le riflessioni sono così belle come quelle che hanno anticipato Jean-Paul e Jean-Paul Vanoli e Vito Claude, perché nel contraddittorio, detto così con amore fra le parti, con simpatia fra le parti, e cogliamo sempre una grande opportunità. E quindi, ecco, dopo il salotto che tu hai in qualche modo individuato questa settimana, sarà interessante vedere ancora di più sviluppato il confronto tra Vito Claut, che è un avvocato e quindi giuridicamente conosce perfettamente quali sono i limiti delle leggi attuali rispetto al sistema, e lo studio approfondito e davvero enorme, dal mio punto di vista, che ha fatto Jean-Paul Vanoli negli anni. Quindi saranno contributi meravigliosi. Grazie. Grazie. Andrea? Grazie a te, Maurizio. Ottime considerazioni. Ho letto anche diversi messaggi, siamo quasi in 400 utenti connessi, chissà quante persone invece che sentono, più decine e decine su Facebook. E, è vero, ne ho letti diversi di messaggi ed è un argomento veramente toccante, importante, fondamentale. E in certi messaggi si è evidenziato, perché tutti noi e solo noi, forse più di tantissimi altri milioni di persone, con la consapevolezza di questo magnifico progetto riusciamo a capire che è proprio una delle cose che vogliono distruggere. Già il fatto del distanziamento, delle mascherine, di tutte le situazioni che volutamente stanno portando avanti, l'unione fa la forza, e quindi il distanziamento, la distruzione della famiglia, e sempre di più ci rendiamo conto che è una cosa da fare nostra come primo impegno. Così come ha detto Jean-Paul, la scuola inizia dalla famiglia, cioè un essere umano la prima scuola ce l'ha dalla propria famiglia, dai propri genitori, perché poi dopo va a scuola, ma va ad affinare qualche cosa che ha acquisito in famiglia. Ed è molto molto importante. Io adesso non mi dilungo tanto, perché così meno diamo la parola anche ai nostri ospiti, però ci sarà tanto da parlare. La famiglia per me è una cosa che poi vi racconterò, fondamentale, che la distruzione della mia famiglia, diciamo, creata grazie al Cohen, me l'ha fatta salvare, me l'ha fatta affrontare, me la fa sperare. E il fatto di avere vissuto diverse situazioni, storie, e dalla mia prima storia di famiglia alla quella che ho appena salutato oggi, che ho lasciato ma frequento ancora, sempre di più trovo, e l'ha detto Maurizio giustamente, che la base di una famiglia deve essere l'armonia. L'armonia che deve essere formata non solo dall'amore carnale o l'amore, diciamo, di affetto tra il maschio e la donna, ma l'armonia che ci deve essere in una famiglia, come salute, disponibilità economica o comunque, diciamo, non problemi, perché io li ho vissuti sulla mia pelle, e vedo appunto delle famiglie che per difficoltà economiche non possono affrontare discorsi importantissimi come quelli di valutare se mandare il bimbo a scuola o portarlo a una scuola parentale, vaccinarlo o non vaccinarlo, vaccinarsi per se stessi oppure no. Quindi è un tema molto molto importante che avrò molto piacere di portare avanti con voi. Ed è difficile cercare di vederlo, secondo me, con le nuove generazioni, con il valore di una volta. Il valore di una famiglia di una volta è qualcosa di unico, e dobbiamo cercare di tenercelo stretto e cercare di dedicarlo e comunque demandarlo ai nostri figli. Buona serata, buona continuazione. Grazie Andrea. Sentiamo di nuovo l'avvocato Vito Claut prima di lasciare poi la parola al capitano ospite. Sì, grazie per avermi ridato, diciamo, la parola. Ecco, il nostro discorso che abbiamo iniziato si è, secondo me, approfondito in una analisi che noi dovremmo fare
della famiglia stessa. Allora, ricordo a me stesso che ognuno di noi, in Italia ci saranno 30 milioni di famiglie, ma ognuno di noi, quando nasce, ha un proprio carattere, ha una propria personalità. Diceva in un corso uno psicologo che ho fatto dei corsi così di psicologia, diceva il bambino di 2 anni o 3 anni, 4 anni, quello che è, manifesta, diciamo, il proprio essere, il proprio modo di pensare, il proprio modo di reagire, eccetera, eccetera. E se lo porta quindi avanti fino a quando morirà, più o meno. Allora, cosa succede? Succede che le analisi che abbiamo fatto, peraltro tutte giuste, io credo, diciamo, che Vanoli abbia ragione, diciamo, sul fatto che si basa la disposizione di legge scritta da tanti anni, da prima della guerra ancora, sul matrimonio, eccetera. Io credo che tutti però abbiano ragione, anche quelle coppie, come ho detto prima, che si sposano. L'altro giorno a Conegliano c'era una coppia di uomini, diciamo, che si sono sposati, e non per questo, diciamo, c'è stato uno scandalo assolutamente, diciamo, sociale, ecco, per questo. Ma cosa si crea? Cosa si è creato? Si è creato un qualcosa a livello psicologico, diciamo, che ha superato i normali canoni, secondo me, tradizionali, che naturalmente la società ci ha imposto. E perché, dico, se quelle persone sono felici tra di loro, non devono essere felici anche in un matrimonio fatto fra uomini o fra donne? Perché questa, diciamo, questa avversità? A me non danno fastidio, a me, diciamo così, non mi dicono niente, ma perché non permettere a loro, o giudicarli in maniera assolutamente, diciamo, negativa? Perché se sono felici loro, ma siamo felici anche noi. Quindi, conseguentemente, tutte quelle convinzioni che abbiamo noi altri devono essere modificate per forza, ma quantomeno non per noi, ma per gli altri. Gli altri hanno diritto di vivere come vogliono, e quel come vogliono significa anche un rapporto libero, diciamo libero nel senso con una persona dello stesso sesso, e quindi conseguentemente la libertà è insita in questa cosa. Un bambino quindi nasce con certe idee, certe tendenze, certe cose che si manifestano anche da giovane, perché a 15, 16 anni, 17 anni, 18 anni, un bambino che magari non va, che ne so, a ballare con le ragazze, e va invece, che ne so, a giocare sempre a calcio con gli altri bambini, eccetera, che fastidio dà a noi, che perché lo dobbiamo giudicare? Perché tendenzialmente ha certe tendenze, diciamo, chiamiamole così. No, non me la sento di giudicare gli altri, né perché vogliono giustamente una famiglia in senso tradizionale, oppure no. Ora, una chiosa devo farla alla famiglia tradizionale. Allora, io ho accompagnato all'altare, come, diciamo così, come testimone, 33 coppie, fra amici e amiche. Beh, sapete quante persone, quante coppie sono rimaste insieme? Fino adesso, che sappia io, perché poi le ho persi anche di vista, 11! C'è allora un qualche cosa. Noi vediamo in senso tradizionale, ma in senso ideale, il problema della famiglia. La famiglia, diciamo, in senso del codice, e noi la leggiamo nel codice anche, può non esserci più. E quindi Vanoli dice: sì, è bellissima la famiglia, anche gli altri, anche qualcun altro, è bellissima la famiglia, certo che è bella la famiglia, ma non possiamo obbligare le persone a stare insieme, non possiamo e non dobbiamo, perché quella è una sofferenza, stare con una persona che non ti va, e stare con una persona, i figli possono essere tutelati e amati lo stesso, uni lateralmente dalla mamma e dal papà, e non per questo perdono l'amore. Quindi, conseguentemente, se non c'è più quella situazione psicologica che ha portato naturalmente all'unione della coppia, è meglio che uno prenda la propria strada e ne cerchi un'altra dove c'è tranquillità, pace, desiderio, amore
e consapevolezza di passare anche una vita propria bene, perché non è possibile, diciamo, in maniera diversa. Grazie. Grazie, Avvocato Cloud. Sì, allora, su questo poi bisogna anche ricordarci degli altri comparti sociali, no? Noi parliamo di un fatto naturale della famiglia e anche nell'agricoltura stessa noi magari pur di non rispettare la natura e la sua saggezza ci mettiamo le mani nostre e abbiamo visto che magari abbiamo fatto qualche danno in più di quello che se lasciamo la natura e il terreno così com'è, come ci spiegano alcuni esperti, funziona meglio, come anche nel nostro corpo quando ingeriamo determinate cose, no? Quando anziché lasciarlo libero a lasciare fuori ciò di cui si deve purificare. Quindi bisogna proprio riflettere poi se accettiamo la natura e iniziamo noi a studiarla oppure se ci mettiamo del nostro, vedremo di approfondirlo. Allora Romina Godino è la nostra vice capitana di Piscina 1, siamo a Torino, giusto, vicino alla provincia di Torino, e c'è anche la tua capitana Piera. Sì. È qua con noi, io l'ho messa co-organizzatore, quindi... Sì, pronta, sono io. Marino, ecco. Allora, voi avete un salotto, mi diceva sì. Romina quando ci siamo sentiti, proprio con più familiari rispetto a magari altri salotti. Siete in quattro familiari, giusto? Esatto. Io ho due figli, quindi di cui uno è il compagno di Romina. Ecco, e poi in totale siete otto, giusto, nel vostro salotto? Sì, esatto. Ecco, quindi secondo me è bello sentire un attimo come voi, come famiglia, ovviamente, come un po' che tipo di famiglia siete, ma poi anche come affrontate il dialogo che si genera nei salotti sui vari temi, no? Cioè, immagino che noi, tra l'altro, abbiamo la regola, no, di non fare un salotto di solo i familiari, proprio perché si dice che non c'è diciamo il pensiero critico, invece potrebbe essere pure che si possa generare tra familiari opinioni ovviamente diversi. Quindi come affrontate voi il salotto e poi anche la vostra riflessione sul tema del mese? Romina, vuoi cominciare tu o Piera? Non lo so, Piera, cosa ne dici? Sei tu il capitano, lascio la parola a te. Allora, incomincio io allora, così tolgo la patata bollente, come si suol dire. Niente, noi quando ci ritroviamo, ci salutiamo come faranno tutti, penso, e poi sinceramente così cominciamo a parlare del tema del mese, dicendo avete pensato che cosa volete esprimere su questo tema e cominciamo a ognuno dire la propria ragione, no? E poi si mettono insieme tutti i pensieri che abbiamo fatto e Romina come dattilografa lei mette giù tutto e facciamo. C'è la maggiore possibilità che voi non rispettiate l'opinione dell'altro perché avete più confidenza come familiari? No, noi rispettiamo ognuno il proprio dire, perché ognuno la pensa a modo suo e ognuno deve essere rispettato per quello che pensa. Perché io sono dell'avviso che bisogna sentire tutte le campane per poi farne una giusta, no? Cioè, io sono fatta così e quindi non posso cambiarmi, perché a me piace sentire ogni parere e poi dire sì, forse ha ragione tu, forse hai ragione, ma forse hanno ragione tutti quanti, perché ognuno nel proprio io vede le cose in un modo diverso. Da un'altra persona, però non è detto che come la vede magari Romina è sbagliata e come la vedo io è giusta, no, perché io ho un'età, Romina ne ha un'altra, quindi lei avrà, diciamo, anche sarà più aperta ad un mondo diverso dal mio, che il mio ormai, diciamo, il grosso l'ho passato, io ho 70 anni, quindi voglio dire, è stata un'altra era,
di come la pensavamo. Sono aperta a tutto, per carità, però ci sono determinate cose che, non so, una mamma anziana come sono io, la pensa veramente diversamente da Romina, che ha 40 anni, capito? Tutto lì. Però io rispetto sempre tutti quanti, perché ognuno nel suo dire ha qualcosa di giusto, di valoriale, ecco. Questo è quello che penso. Poi comunque io dico sempre, nella famiglia, la famiglia è importante perché crescere i bambini, formare il carattere ai bambini da piccoli è molto importante. È molto importante perché bisogna farli crescere nelle proprie convinzioni, ma anche dove sbagliano, dire guarda che se tu l'hai fatto così forse non è proprio tutto giusto, potresti provare in questo modo. Ma non imporlo, fargli capire che ci sono altri metodi per imparare, per fare le cose. E questo secondo me è molto importante. Il dialogo in una famiglia è importantissimo, per quanto mi riguarda, ecco. Questo è quanto, diciamo. Adesso lascio la parola a Romina. Confermo quello che ha detto Piera. Io con lei ho un rapporto proprio basato sul dialogo. Una cosa che a me personalmente, soprattutto con mia madre in famiglia, mi era mancata. Quindi trovare, io quando mi sono messa insieme al mio compagno, avevo solo 17 anni, quindi si può dire ancora nell'adolescenza, quando si deve ancora crescere, una persona come lei che... mi ha aiutata parlando molto nella crescita, è stata una cosa per me fondamentale. Infatti la considero un po', l'ho sempre considerata la mia seconda mamma, proprio perché con lei riuscivo a parlare in un modo che neanche riuscivo con mia madre. E penso che sia molto importante che nelle famiglie, soprattutto i ragazzi bambini, riescano a trovare, a prescindere magari dal padre o dalla madre, una persona di riferimento che possa, con la quale possano confrontarsi e avere lo scambio di opinioni, quindi crearsi una propria idea sulle cose. Romina, posso farti una domanda? Sì, dimmi pure. Essendo in questo mondo, no? Mondo migliore, cioè questo mondo CLEM dove affrontiamo appunto il salotto ogni mese, adesso settimanalmente le varie tematiche, sono cose che ci scuotono dentro in un certo modo, cioè se uno, riprendendo o avendolo preso in mano anche prima magari il programma Mondo Migliore, secondo me affrontiamo proprio la vita quotidiana in maniera diversa, no? Cioè perché abbiamo un'apertura diversa e anche magari il mese scorso abbiamo capito altre cose. Ma è importante per te avere una persona nella tua famiglia che questo mondo, questo tuo percorso che stai facendo qui lo possa comprendere? Assolutamente sì, perché per quanto mi riguarda, appunto forse anche in virtù proprio di questo rapporto che abbiamo molto forte con, non mi piace chiamarla suocera perché mi sa di cattivo, la chiamerò mamma, tra virgolette, mamma in seconda, come l'ho sempre chiamata. Si parla, no? Ci incontriamo, magari dico, oh, hai letto il post di Maurizio, ma secondo te cosa vuol dire? E anche con il mio compagno, però trovo che, non so come dire, con... cioè, senza nulla togliere al mio compagno, una bellissima persona, io veramente ho trovato una persona che mi completa, non voglio sminuirlo, anzi. Però con lui non riesco a dialogare come riesco a dialogare con lei. Forse perché io e lei vibriamo alla stessa frequenza, in un certo senso, non so, a livello energetico parlo. Quindi è importante, secondo me, molto, almeno per la mia esperienza, io dico sempre ognuno ha le sue esperienze, magari per qualcun altro è controproducente, ma per me non lo è, anzi.
Bene, allora, ci racconti anche, Romina, un po' la vostra esperienza, diciamo, del salotto ultimamente, nei scorsi anni, come avete affrontato un po' il salotto, cosa è stato per voi, ecco, se è stato utile. In questi due anni, io parlo degli ultimi due anni, secondo me, meno, io ribadisco, parlo per me, ma sentendo anche i miei figli, al TPO, comunque avere un progetto alle spalle di questa portata, con queste conoscenze che ci ha fatto acquisire nell'arco del tempo, chi un po' meno, perché molti dei nostri PO sono da poco dentro il progetto, quindi devono ancora capire molte cose che io, mia suocera e il mio compagno abbiamo già compreso, perché siamo da 6 anni dentro il progetto. E è stato molto, molto utile e importante, perché comunque ci ha permesso di vedere veramente oltre quello che c'è, diciamo, al di fuori del mondo Clem, oltre tutte le cose che sono sbagliate, che non vanno bene, ecco, per dirla molto semplicemente. E penso che sia molto, molto utile anche proprio come crescita personale. A me ha dato tantissimo in crescita personale in questi anni. Ecco, grazie. Leggevo qua che Jean Paul giustamente sottolineava che il mondo Coem e Clem è un'unione familiare, non una famiglia naturale. Molto spesso noi effettivamente diciamo, no, siamo una famiglia qui, oppure magari ci sono persone che la famiglia naturale non hanno magari ciò che desiderano e si trovano in questo mondo, o magari anche al di fuori dal mondo Clem, come Clem, dove uno dice la mia famiglia è il mondo. Però bisognerà poi capire cosa differenzia questa unione naturale da un'unione come può essere il mondo Coem e Clem o altri mondi, cioè cosa rende proprio effettivamente se si crea in quel modo naturale, no? Quindi con un atto sessuale e quell'unione lì, e cosa ha in più rispetto a se tu ti unisci in un mondo di tante persone? Cioè, quali sono quelle potenzialità in più di una famiglia naturale rispetto a quello che noi possiamo trovare di buono e di bello nel mondo? E vorrei quindi concludere proprio con queste riflessioni, sentendo l'avvocato Vitto Clout e poi Jean Paul Vanoli e poi Maurizio Sarlo, ovviamente. Allora, io ritengo che quanto è stato detto abbia una base di importanza non da poco. Ci troviamo, a mio parere, di fronte a una analisi che molto spesso noi non ci chiediamo. Il tema di questo mese è un tema azzeccato per farci pensare. Noi siamo in una condizione psicologica che non siamo in grado di pensare certe volte. Affrontiamo i problemi all'interno magari di una famiglia e senza avere la consapevolezza di vedere i problemi dall'alto. Io sono convinto che i problemi vadano visti dall'alto e vengano analizzati dal basso. Ecco, prima bisogna analizzare il problema e poi, diciamo così, riuscire in qualche maniera a risolverlo. Sempre mantenendo quell'unione, quel piacere, quel desiderio, diciamo, di stare con l'altro o con l'altra, ma senza fare, diciamo, dei distinguo, perché distinguo nel senso, diciamo, fra le persone che magari desiderano stare perché hanno trovato l'aspetto psicologico e anche fisico, potremmo dire, che li appaga completamente. Ma perché dobbiamo giudicarli in senso negativo? Allora, cosa succede secondo me in più, ecco, di quello che abbiamo detto stasera? Che all'interno di una famiglia tradizionale o non tradizionale che possa essere, ognuno di noi si trova
in una specie di nicchia, perché diciamo a noi, dopo aver conosciuto il compagno, la compagna, eccetera, abbiamo capito che magari è molto importante che quella persona sia e continui ad essere una persona che fa parte della nostra vita. Ma ognuno di noi si trova appunto a dover affrontare certi problemi e cosa fa? Ci sono certe situazioni in famiglia che diciamo portano automaticamente ad un comportamento diciamo negativo. E allora qual è la nostra reazione? La nostra reazione dovrebbe essere, con tanta intelligenza, quella di dire: guarda, di questo argomento non ne parliamo, io voglio bene a quell'uomo o quella donna, e quindi superarlo tranquillamente. La nicchia che ognuno di noi si crea è determinante anche per continuare la vita, anche perché poi i problemi, come diceva qualcuno giustamente, economici, certe volte sovrastano la nostra situazione. Ma i problemi economici, a mio parere, al di là di certe situazioni veramente drastiche, non sono e non dovrebbero essere la ragione di un distacco psicologico, diciamo, fra le persone. Fra le persone ci può essere, come ho detto prima, un distacco psicologico, ma dettato soprattutto dal fatto dell'incompatibilità di carattere. Poi, diciamo, ci sono dei casi, ricordo a me stesso, diciamo che Picasso, per esempio, che si è sposato, mi pare, 9 volte, ecco, cosa vuol dire? Che è un donnaiolo? Cosa vuol dire che, diciamo, è una persona depravata? Cosa vuol dire che è una persona... No, secondo me non ha trovato, diciamo, una persona adatta a lui per tutte le volte che si è sposato, perché, diciamo, il fatto ripeto il concetto, della famiglia ideale esiste solo nei sogni, perché poi la realtà delle cose, diciamo, ci porta in terra, e quindi conseguentemente la ragione, diciamo, che deve anche sovrastare certe volte anche il sentimento, porta ad un, diciamo, ad un momento di difficoltà, ma poi la ragione riporta, diciamo, le persone alla consapevolezza che possono volersi bene, magari per il resto della vita, perché no? Grazie. Grazie. Jean-Paul Vanoli, sentiamo te e poi, ecco, tra 5 minuti così chiudiamo. Dunque, intanto devo sempre ricordare a Vito Clout che io non ho mai parlato di indissolubilità. Cioè, per me la famiglia è basata sull'amore. Quando vi è una prole, a maggior ragione. Io ho, per esperienza personale, rotto un matrimonio iniziale e ne ho fatto un altro. Un'altra unione familiare, perché ho avuto 2 figli con la seconda donna. E non sono andato in chiesa, certamente, perché per me è l'impegno tra me e la femmina con la quale vivo o voglio convivere, che è il contratto vero. È un contratto basato sull'amore. Non c'è più amore, cosa serve stare assieme? Allora, sia chiaro, io non sono per il matrimonio indissolubile. Primo. Secondo, per me le unioni familiari degli omosessuali mi stanno anche bene. Io addirittura proporrei a queste unioni familiari di adottare dei bambini che sono negli orfanotrofi. Prima, facendo un esame anche per andare a approfondire cosa pensano quella coppia. Però è meglio avere un bambino in un orfanotrofio dove non ha nessun amore, oppure una coppia anche di omosessuali che gli dà un po' di amore, anche se non è completo, ma è comunque più di essere rinchiuso in un orfanotrofio. Cioè, io sono a favore del divorzio. Pensate, ho 82 anni, per cui di esperienze ne ho avute. Mi sono battuto con l'onorevole Fortuna ai tempi, quando c'è stata, io ero giovane, non ero ancora sposato, la lotta sul divorzio in Italia, per cui ho aiutato a
divulgare l'idea del divorzio, perché se il matrimonio è basato sull'amore, come io credo ed insegno, non c'è limite al tempo, non c'è neanche limite a un minimo tempo, per cui il divorzio dall'unione dell'amore esiste quando l'amore non c'è più, e non è un'espressione del tribunale che mi può dire se io devo essere separato oppure no. Quelle sono le cazzate del sistema che vuole entrare dentro nelle famiglie per legiferare al posto della realtà, della coscienza e delle menti umane. Siamo noi che determiniamo le leggi. Infatti, con la legge consuetudinaria diamo uno spunto alle leggi per essere leggi sociali. Ma siamo noi che determiniamo la consuetudinarietà. Scusate, mi sono... Una domanda? Sì. Ma il sistema, hai detto, il sistema entra nelle famiglie, no? Ma sì. Siamo noi che lo permettiamo nel momento in cui capiamo, certo, di non amare quella persona, o forse non averla mai amata, o forse che è finito, se può finire l'amore, e che non siamo capaci di gestire quella separazione e abbiamo bisogno di un qualcuno e quindi del sistema per gestirlo? Beh, io ho gestito la mia separazione del primo matrimonio da solo, non sono andato né da uno psicologo né da un avvocato, niente, ho fatto tutto da solo e sono amico con la mia ex moglie. Il mio figlio nato da lei mi ama alla follia, per cui è questione della mancanza di capacità dei genitori che formano una famiglia di saper affrontare le difficoltà della vita, che possono essere anche la separazione con figli e con beni anche, perché c'era anche di mezzo la questione finanziaria. Io ho risolto il problema anche da quel lato lì. A me degli avvocati non interessa niente, proprio niente. Non sono mai andato da un avvocato salvo per recuperare dei crediti. Ma ci vuole poi una grande, in quel momento, ci vuole una forma di amore per se stessi, forse, per dire, per accettare la propria scelta, ecco, di separarsi senza aver bisogno di un qualcuno che in qualche modo ti indirizza. E bisogna sapere che cos'è l'amore, che non è quello che il 99% delle persone pensano. L'amore è conoscenza dell'uno e dell'altro, che non è solo la scopata o le scopate o fare l'amore a letto, bene, male, no, 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 è grandemente di più. E allora nel grandemente di più capisci che devi non strozzinare l'altro, ma aiutarlo a risolvere il suo problema perché non riesce a stare con te. E allora lo devi aiutare. Io gli ho creato un'attività alla mia ex moglie, gli ho dato un asilo da gestire, era tutta contenta, guadagnava molto bene, ho risolto il problema economico. Cioè, perché me l'ho inventato io, mica sono andato dall'esperto a chiedere come si facevano gli asili, mi sono studiato il problema e l'ho messo in pratica e gli ho detto: queste sono le chiavi, ciao, divertiti. E quindi quando si pone un'eccessiva attenzione su quello che uno dopo in una separazione può ricavare, cioè magari dei soldi, delle case, e non ci si pone la domanda insieme di quindi adesso cos'è l'amore per me? Cioè, tu dici se uno è egocentrico non è amore, se uno è egoista è amore. L'altruismo è l'antitesi dell'egocentrismo, cioè un altro errore. Tu dai tutto agli altri e niente a te stesso. L'egoismo, la parola egoismo significa qualcosa del tuo io, da ego greco. È l'egocentrismo il male dell'umanità. Grazie Jean-Paul. Maurizio, lascio la parola a te, lascio concludere a te. Ma intanto vedo che c'è una mano alzata di Vittorio, almeno sullo schermo vedo la mano alzata di Vittorio. Vogliamo lasciargli la parola? Com'è la questione? Sì, ancora, sì, anche a lui. Ho già provato a dirgli di scrivere. Sì, noi non facciamo, siccome non facciamo mai intervenire nessuno, a parte, diciamo, gli ospiti, non so. Ok, va bene, giustamente se avete un...
Io ho provato a scrivergli in privato chiedendogli di mettere la sua domanda in chat. Casomai, allora, visto che fa queste domande, contattatelo perché sia un amico capitano o PO ospite del salotto subito. Prossimo. Ci penso io. Qualcuno può anche mettere la mail, perché ovviamente si può fare sempre la richiesta lì. Benissimo. Allora, intanto ripeto, il tema era meraviglioso e gli ospiti che hai portato in campo, poi insomma sia Piera che Romina, sono stati davvero insomma bellissime, semplicissime e bellissime nella loro esposizione di un tema così delicato. E qui hai visto l'amore fra due persone che amano proprio rapportarsi fra di loro pur insomma stando all'interno di un gruppo familiare, proprio di una famiglia naturale, come il termine vuole, l'etimologia del termine vuole promuovere. Ci saranno 4 settimane in cui questo tema, mi auguro, arricchisca chiunque di noi partecipa ai salotti. Ricordiamoci sempre però che quella metafora che facevo all'inizio, cioè un giocatore che entra in campo per fare 90 minuti, giocare la sua partita, si riscalda, ma non può fare 100 chilometri prima e poi essere capace di andare in campo e giocare bene la sua partita. Lo Stato, purtroppo, che è composto da tanti singoli e che creano appunto la comunità che si chiama Stato, e quindi con le sue regole, pone nell'aspetto economico e finanziario un disastro che poi si ripercuote in chi non sa fare come ha fatto Vanoli, cioè si industria per tenere comunque l'aspetto economico della persona che lascia, anche in buoni rapporti, nella tranquillità, nella serenità di pagare tutti i costi che la vita e quindi il sistema ti pone di fronte. Cosa diciamo noi nel programma Mondo Migliore? Che la famiglia deve avere alla sua base, diciamo, con l'idea di poter essere anche unione familiare e non solo famiglia naturale, che significa vincolo, patto di sangue, no? Vincolo di sangue potenziale per fare dei figli, continuare la specie ed educarli nel modo corretto. Ci vuole che l'economia metta in equilibrio i costi e i benefici. E noi lo stiamo dicendo in maniera, diciamo, categorica, in maniera semplice ma anche estremamente articolata, perché non può non essere articolato un problema che insiste, diciamo, e promuove la possibilità di vita di quelle persone che abitano la comunità. È un problema mica da poco. Però è possibile risolverlo, specie nella modernità degli ultimi anni? Secondo me sì. Basta concentrarsi con amore, non con paura, non con timore di non trovare la quadra del problema. Basta concentrarsi su un programma di regole, programma strategico, che tolga completamente i costi dei servizi strategici. Perché se noi non avessimo il bisogno di pagare la bolletta, il bisogno di pagare la scuola, il bisogno di pagare l'energia, il bisogno di dover pagare le tasse, allora avremmo un modo di amare gli altri che sarebbe completamente diverso. Sarebbe quel giocatore che va in campo solamente riscaldandosi e non avendo fatto 100 chilometri magari coi pesi in groppa. Poi Aristotele dice una cosa, che la cosa più bella è la medietà, cioè quell'essere centrale, quel valore centrale di un equilibrio, no? Sull'asse costi-benefici. Ecco, nella medianità ricordiamoci che non è solo il povero che può soffrire lo stress familiare e quindi andare in default, ma anche il ricco. Naturalmente non ha aspetti, diciamo, deficitari dal punto di vista economico, ma una surplus di potenzialità economiche che lo portano, se non c'è un'educazione di base, ripeto, anche lui fa 100 chilometri in più prima di scendere in campo, anche se con tutti i benefici degli aspetti economici che porta con sé. Per cui
Noi crediamo di essere quel contributo, portando i Jean-Paul Vanoli, portando i Salvatore Rainaud, portando il professor Scoglio, portando tutti quei grandi studiosi che noi abbiamo portato in queste nostre conferenze, ma alla base delle quali c'è un programma ben definito, un programma che grazie alle iniziative che abbiamo promosso in questi anni con grandi sacrifici, perché un euro al mese, leggetevi il post che ho promosso oggi, che ho fatto uscire oggi, perché è un post secondo me molto importante che andremo a discutere giovedì prossimo, perché giovedì prossimo ci sarà il compositore dell'opera lirica Tutankhamon che il 22 a Dubai farà la sua rentrée in maniera gigante, in maniera strabiliante. Lo vedrete il 22 dicembre e magari in qualche angolino scorgerete anche la mia figura insieme a quella di Grande Opera Italia. Per cui sono convinto che queste tre iniziative che noi stiamo prendendo ci permettano di guardare al 2023 in una maniera completamente nuova e finalmente diciamo all'altezza di quella credibilità per poter far sì che questo programma diventi sempre di più un'occasione per far discutere, per sedere intorno ad un salotto solidale delle persone che abbiano la capacità di discutere seriamente come stiamo facendo noi. Quindi vi ringrazio enormemente per quello che avete fatto fino ad oggi nel poco e nel tanto, ma sappiate che abbiamo fatta la storia, abbiamo fatto una bella storia insieme e questo nel tempo sicuramente ci si confronterà con i grandi mecenati, capi di Stato, perché questo aver fatto la storia deve diventare per tutti noi un vero motivo di grande gioia. Grazie a tutti. Grazie, grazie a te. Qua mi piace aggiungere, che cioè ricordare più che altro, che quello che hai detto Maurizio, e il fatto che noi stavamo parlando dell'amore e abbiamo capito come non avere la pressione delle tasse, delle bollette, dell'affitto, eccetera. Cioè come questo programma alla fine nasce per favorire una cosa così bella che è l'amore. Noi forse non ci pensiamo a come leghiamo la nostra famiglia, la nostra relazione, il nostro marito, moglie, compagno, eccetera, alla politica, alla società, a quello che succede, ma è importante che cominciamo, secondo me, con questo tema a vedere come questo programma ha un senso profondo per quello che può essere l'amore con la persona che abbiamo accanto e per tutta la nostra famiglia, perché può cambiare e se anche noi non lo viviamo, può cambiare, può generare quella famiglia di cui parliamo e che magari crediamo ancora impossibile. Ma ecco, questo trovo che sia bello che questo programma sia nato proprio con questo senso, cioè la felicità dell'essere umano, che comunque uno è felice quando ama, no? E quindi come sia proprio la base di questo sentimento. E nelle prossime serate approfondiremo però anche come certe cose dipendono profondamente da noi, cioè come diceva prima Jean-Paul Vanoli, cioè come noi affrontiamo poi effettivamente le difficoltà della vita, no? E secondo me nella società, nella scuola, nei vari ambiti si parla poco di affrontare veramente le cose, cioè quando ti capita un qualcosa nella famiglia si mette una pietra sopra, invece ci dobbiamo interrogare seriamente se quel qualcosa ci capita per comprendere di più sull'amore, su quello che stiamo vivendo, eccetera. E quindi come anche certi metodi, certe cose che sono nati ultimamente possono contribuire a fare più luce sulla famiglia, su di noi, e a conoscerci meglio, perché poi dipende anche il modo in cui viviamo, dipende molto anche dalla consapevolezza che abbiamo, no? E quindi per arrivare a fare quello che hai fatto tu, Jean-Paul, bisogna darci anche un po' una svegliata, no? Cioè veramente andare a fondo quando viviamo le cose, ecco, anche quando viviamo i divorzi, eccetera. Quindi lo faremo e
e abbiamo cose importanti da approfondire, dai. Ringrazio tutti che sono stati presenti stasera e apriamo i microfoni. Fatto. Saluti a tutti. Saluto a tutti.